Voglio provare No, vedi che era già a... Però acceso. sai che sembra veramente un iPhone? Cioè, questo Vabbè, sembra reale per davvero. Hai comprato un iPhone se ho comprato un e ti è iPhone. costato quanto uno di questi cloni? No, no, guarda che questo è un iPhone, Ho cioè, comprato un iPhone te lo posso Swish. garantire, guarda. Qui c'è qualcosa che sta continuando a Cioè, fare. probabilmente sta esplodendo. Ok. No, Stava insomma. continuando a fare. Ciao a tutti! Oggi, come vi anticipavo, video con ospite speciale, come se fossi tu da me, In tra una casa nuova, l'altro. sei la prima volta che vedi questa casa. Infatti sono stata a girare già dappertutto, è bellissimo. Vabbè, insomma, sono qui con Andrea Ciao ragazzi. perché oggi faremo una cosa che non ho mai fatto prima d'ora sul canale, ossia spacchetteremo insieme tutti, e dico proprio tutti, e sottolineo tutti, gli smartphone che sono in vendita su Wish, cioè li ho comprati tutti. Questa casa, e soprattutto questo che è il mio studio, non aveva ancora visto cloni cinesi, perché ho evitato di portarli dalla casa vecchia. Invece li ho portati Voi non io. potete vederlo, ma il pavimento è pieno di scatole che contengono ognuna un Wish, praticamente uno Sì, uno smartphone di Wish. smartphone. Io ho preso tutti quelli che sai proprio quando scorri, acquista, No, perché acquista. non ho mai aperto Wish, Io ero lì, sinceramente. acquista, acquista. L'ordine è stato consistente. Non so se farti vedere l'importo totale perché ho paura che ti spaventi. È Non alto. so se voglio saperlo, però a questo Infatti. punto mi hai messo un po' di curiosità, Ok, sinceramente. allora aspetta che non voglio neanche dirtelo, te lo faccio solo Io leggere. provo a indovinare intanto. Prova. Allora, secondo Aspetta. me, indicativamente, Oh, cioè, dimmi. se facciamo un prezzo medio di 70 euro a ognuno, cioè, a me verrebbe da dire più di 700 euro, ma non ci voglio credere che tu abbia speso più di 700 euro No, per ma non te lo questo. faccio vedere, secondo me ho cambiato No, idea. è più o meno. Mi sa di più, aspetta perché lo riprendo che anch'io non mi ricordo più nulla. Ci sei andato vicinissimo. È un po' di più. No, adesso ho fatto a 10 Vicinissimo, tu. un po' di più. È poco più. Spero No, non sia 1000. non è 1000. 800. No, meno. È tra 700 e 800, sì. 750. 772. Ah, beh. Però guarda quanta... Cioè... Però con 110 euro di Spese spedizione, spedizione. attenzione. Non ho visto la lista perché non voglio No. spoilerarmeli. Non so, lei addirittura quando è venuta qua mi ha chiesto se potessi scendere e darle una mano a portare su Sì. le cose. Perché non riuscivo a trasportarle dalla macchina. E non era neanche vicinissima la macchina, quindi... No, vabbè. Hai esagerato. No, vabbè. No. Oh mio Dio! Quindi da dove vuoi Guarda, a cominciare? me ispira questo, non so Vai, ok. perché. E io ne apro un altro, intanto, mamma, si sono tutti... No, perché lui ha questo metodo fantastico che mi ha insegnato per togliere le etichette. Quando sono attaccate, no, Cioè, cioè... vorrei dire, ho insegnato a una donna che fa video comunque di trucchi di beauty, un uso alternativo del Del phon. phon, Se c'è cioè... un'etichetta o un indirizzo, se tu la scaldi per bene, poi viene via come se fosse Ma burro. basta tipo 30 secondi, 30 non è una secondi. cosa lunga. E io ero sconvolta. Sa che mi servono delle Questo, forbici. attenta che Ecco, magari. infatti, attenta. Boom. No, più che altro tagli in due lo smartphone, non penso sia molto consistente, un Dici, clone. addirittura? Aspetta, questo qui è un clone. No, perché non si aprono? Iniziamo già Sembra malissimo. Natale in Sì, anticipo, ragazzi, boh. sei anche in tema con la felpa di Ah, è vero, fianco. mi sono vestita. Cos'è questo? Ah, il caricabatteria era... Salvo, un telefono mi sembra un po' No, ma strano. perché vedi com'è fatto? Mi sa che è qui il telefono e non ha la Sì. custodia. Oddio, questo ha un colore verde No, sgargiante. fa vedere. Perché non me ne ricordo più Ma tutti non vuole quelli che ho uscire. preso. Ci credo, hai preso un Wish intero tra un po'. Guarda Ma che questo carino! è un clone dell'S7. Del Sì, Samsung? cioè, oddio. Molto Dici? alla buona sembra un E che colore Samsung. l'ho preso? Perché ho preso anche diversi, mi sa dorato a questo punto dalla confezione. Sì, È ok. dorato? Non è... Commento dopo. Ok, va bene. Qui invece questo è strano perché non ha neanche la... Sembra una cover. la cover. Ok. E il telefono è questo, che è un clone È un clone di un di un clone, secondo clone me. probabilmente, Perché perché... non assomiglia vagamente a un HTC, ma. Era proprio quello che stavo per dire. Hai Mi visto? hai tolto le parole di bocca, come sempre. Va bene, andiamo avanti. Addirittura doppia carta qui.
Io sto buttando tutto per terra. Guarda, ormai. No, vabbè, questo c'ha il lomino. C'ha Android. L'omino sopra. Ecco, c'ha l'Android. Veniva l'Android. Guarda che carino. Sì, non è un segno di qualità, no, però. Va bene. Ci ho sperato per un attimo. Guarda che è incartato anche molto bene. E infatti tutto il budget lo hanno speso per l'incartaggio, okay, e non per lo smartphone in sé, capito? Che bellissimo. Questo è figo però. Ah, è bello, è questo grafico. È molto bello, devo dire. Guarda, perché non è proprio uguale all'S10, hanno proprio fatto loro una sfumatura diversa. Io ho un S10 reale, se vuoi. Ah, da confrontare, però è bello, questo è fatto. Senti è anche molto come bello. Pesa. Se noti hanno un attimino modificato, sì, comunque la sfumatura. Questo è molto bello, secondo me. Io tolgo la pellicola. Opla. Ha già su anche la protezione, voglio farvi notare. E intanto continuo con l'avventura. Sì. Alla fine di questo video avrai più cavi tu che un dispenser. Sì, già, perché qui non l'ho tirato fuori, aspetta. Ma qui c'è di tutto. No, vabbè, ci sono anche gli stick. Cos'è questo? Questo smartphone emana bordi da tutto. A parte che c'è un distacco tra il display e il vetro allucinante. È vero, ne ho presi troppi. No. No, ma cosa me lo fa pensare? Sono troppi, ma in realtà una volta che avremo finito questo video sappi che ho già in mente una cosa molto carina da fare con questi. Ah, quindi c'è un secondo, sì, scopo. Sì, c'è un secondo scopo, a parte fare questa cosa divertentissima di spacchettare. A parte darmi questo onore di poter conoscere tutti gli smartphone di Wish. E quando mi è venuto in mente di fare questo video ho detto subito no, vabbè, lo dico ad Andrea perché sicuramente non vede l'ora. Sei un'amica, sì, grazie. Sì, lo so. Allora, questo direi che è abbastanza anonimo. Ah sì, abbastanza. Sono più belli quelli che spacchetto io comunque. Sì, mi veramente capitano, boh. Adesso scopri che è un pacco bomba. Però guarda il colore, che bello. Ma vabbè, il colore è bellissimo. Il colore è molto bello. Il davanti un po' meno. Ma pesa? No, è leggerino. Model M10. Ti ho detto, tutti quelli che trovavo io, qui c'è la batteria. Hanno proprio dei problemi con i bordi giganteschi, cioè non sanno farli. Qui abbiamo un pacco nero, una scatola nera. Questo qui è di, cioè, guarda che roba. Era proprio così? Sì, ma questo è uguale. Ma li hai presi tu? No, ne ho presi due uguali. Non ci si può credere, sono identici. E vabbè, hai cliccato due volte sul più per sbaglio. Mi sa che non me ne sono accorta. Cosa vuoi che sia? Sì, cioè, ma ero presa male a forza di fare sta cosa. Però erano incartati diversi, quindi secondo me non era lo stesso venditore, per quello. Erano due truffatori diversi. Sì. Quelli così di solito sono i più belli, eh. Questo non ha un nome, io oggi prendo solo quelli senza nome, però se lo volti ti dà le sue caratteristiche. Ah. Non ha un nome, ma ha un'identità, insomma. Ma chi è? E chi è soprattutto, chi è la domanda della giornata? Non e chi è? Chi è? No, ho trovato. Ah! Ho trovato l'iPhone. Anch'io. Ho trovato l'iPhone. L'abbiamo trovato insieme. Questo è il clone di un iPhone 11 Pro. No, veramente? Sì, con molta fantasia. Però sì. Il mio è di che cos'è invece fatto così? Allora, questa scatola qua è quella dell'iPhone 6. Ok, va bene, ho trovato là. Ero già tutta contenta, ma ho già fatto iPhone 6 Space Gray. Perché hai preso il clone di un iPhone 6 adesso? Ma non lo so. È proprio è un iPhone 6? No, cioè, vabbè. No, l'iPhone 6 non credo. Però è fatto. Erano fatti meglio però, I cloni? Guarda. Scusa, visto così. È fatto bene, eh? Raga. Ecco perché l'ho preso. Questo è fatto molto, molto, molto bene, secondo me. Poi adesso, appena lo accendi, ti mette a piangere ma per 4 giorni. Ma Android, se lo accendiamo. Sicuramente, sicuro. Android. Sì, non so questo è proprio. Faccio queste domande. È l'unica certezza della vita. E questo? Questo è invece il clone di un 11 Pro. Ripeto, con molta fantasia. Perché sì, sembra che sia fatto con la Lego, però. Però non è mali. Ma perché gli mettono sta cosa? È un proteggitasto, mi sa. Ah, ok. Sì. Abbiamo il clone dell'11. Yeah! Yeah! Dopo aver scartato quello del Tennis, anche avevamo fatto. Li abbiamo tutti insieme. Qua. Li noi siamo. Fatti. Non possiamo perdercene uno, noi. Aspetta, che dobbiamo vedere questa confezione fatta benissimo, eh. Quella del 6 è fatta bene. No, vabbè, è fatta benissimo. Cioè, gli auricolari sembrano quelli. Gli auricolari potrebbero essere quelli, sai? Davvero? Perché alla fine quelli li fanno in Cina, quindi. Cioè, dai, potrebbero prenderli direttamente. Sembrano loro. Io voglio vedere se qui c'è il cosino.
Cos'è il così? Ah, il cazzillo. Guarda, c'è. Beh, quello penso che farlo costerà un cent, ma nemmeno. Ma l'altro giorno sai che da qualche parte l'ho chiesto, costava 10 euro la busta di quei cosini. Cioè deve essere fatto d'oro. Non mi ricordo più dove l'ho chiesto, forse in un negozio di... Lo spillino di Gucci. Tipo, qui c'è scritto... È il Note 10 Plus. No, vabbè, quad camera. Quattro fotocamere. Sì, vado, Sono emozionata. Sono curioso, questo è il clone del Note. Però ne avevo le fotocamere. In realtà il Note ne ha quattro. Di cui una però che ha, ma che usa per la profondità. Quindi è normale. Però dubito che questo l'abbia emulata per davvero. Non lo so. Però questo è figo. Cioè, senti. Pesa quanto mia nonna, però. Pesa un sacco. Poi c'è anche la cosa che ovviamente hanno fatto la fotocamera fake e quella vera. Vediamo, perché tu sai che il Note ha il pennino. Certo che lo sapevo. Questo invece mi sa che non ce l'ha. Mi sa che ha solo l'impronta. Qui se tu clicchi in teoria esce. Qua clicchi e ti fa ciao. Ok, no vabbè. Magari c'è dentro nella... No, non c'è nella confezione. Però questo lo voglio provare. Notare la mia parte del tavolo rispetto alla sua. La sua è tutta in ordine, la mia c'è il delirio. Non so che concetto tu abbia di ordine. Cosa c'è? No, vabbè. Cover? Tutte le cover trasparenti praticamente in tutti. Guarda che bel colore anche questo. C'è da dire che sui colori sono stata brava, perché... Cioè, ma più che altro sono tutti uguali questi qua. Ma, e infatti... Hanno solo messo le fotocamere in punti diversi, ma guarda. Quelli sono, guarda che roba. Guarda, possiamo fare la bandiera della Francia. È vero! Già noi oggi facciamo la squadra del Milan. Sì, esatto. Senza volerlo, ovviamente. Liberté, égalité. E fraternité, l'ultimo, eh. Oddio, pensavo di averne spaccato uno, invece no. La cover. Ma com'è fatta? Però questa è più bella delle altre. Anche se non so diciamo... se... Ah no, era proprio tolta dal... Vedi? Questa era la back cover. Comunque di colori ho scelto i colori più belli, voglio solo farvi... Quindi per questo 700 euro di spesa sono assolutamente giustificati. Assolutamente, è l'ultimo, sei pronto? Di nuovo cover, qui non sappiamo cosa sia e qui... Ma perché non ne ho presi rosa? Questo è rosa almeno? È rosa! Ci rosa. Mancava anche questa, ragazzi. No, siamo arrivati a quello rosa. Guarda, guarda questo che è il clone, bello. È il clone del Huawei Mate 30. Ah, sì? Perché ha questo... Oppure del OnePlus potrebbe anche essere, però più del Mate 30 mi sembra. Mi fido. Anche questa è una texture comunque molto bella. È bello. Molto... Questo sì. Adesso però dobbiamo metterli tutti qua e vedere... Io proporrei di lanciare le cose che non c'entrano nulla. Sì, andiamo. Tra cui questi perché non servono a niente. No, esatto. Ci pensi che tutti questi fanno la metà del costo di un iPhone? Più o meno sì, sono 10 alla fine. Non erano così tanti. Manco come... farlo apposta. Io voglio provare ad accendere questo qui perché è il più bello. Va bene, io mi prendo l'iPhone 11 Pro. Anzi no, io mi prendo l'iPhone 6 perché... No, vabbè. Cioè mi ispira proprio qualità. Adesso sicuramente mi pentirò di quello che ho appena detto. Però voglio provare a... No, vedi che era già acceso. Però sai che sembra veramente un iPhone? Cioè questo sembra reale per davvero. Dici che è l'iPhone? No, direi proprio di no. Però anche le animazioni sono fluide, sai? Vediamo, visto che... Qui si accende con questo, secondo te? Sì. Welcome! Che schermata orribile. Sembra scritta in Word Art. No, vabbè, è uguale. Sai che io comincio a nutrire qualche dubbio, sinceramente. Perché sai che c'è la sezione dove ci sono tipo non Wish Italia, ma Wish estero. Sai c'è che la tu potresti aver comprato un iPhone. No, veramente. Cioè, nel senso, supporta anche la mia rete che è una 5 GHz, che in genere è uno smartphone clone non... Hai comprato un iPhone? No, vabbè, se ho comprato un iPhone... E ti è costato quanto uno di questi cloni? No, guarda che questo è un iPhone, Cioè, ho comprato un iPhone Te lo posso Swish. Garantire, guarda. C'è il Touch ID. Questo qua è un iPhone al 100%. 131 euro. Per un 6 in realtà è comprensibile. E quindi è giusto? Quanto costa il 6 sul sito? Allora, non c'è più sul sito. In realtà un 6 a 130 è un prezzo onesto, cioè paghi quello che hai. iPhone ti dà il benvenuto. Sì, è proprio un iPhone al 100%. No, adesso. Vabbè. Si vede. Un iPhone a 130 euro senza neanche saperlo, ragazzi. No. Cioè, la gente compra gli iPhone e non lo sa nemmeno. Vabbè, almeno si acceso. Questo anche si acceso. Abbiamo tolto tutta la gloria al
agli altri. Però lo guarda, c'è l'omino. A me questo omino mi piace tanto. Perché non sanno fare i loghi? Cioè, ma che razza di logo è questo? È bello. Ma se do 30.000 lire al mio falegname me lo fa meglio. È troppo cinico. Sei troppo cinico. Anche sto suono. Cioè, non è che ogni volta che devo accenderlo devo essere in chiesa. Che... Android, guarda come è scritto. Questo è carino. Oddio. Ho detto che è carino e mi ha tirato una laggata allucinante. Che cos'è la laggata? È come tipo un po' a scattini. Però adesso si sta abbastanza riprendendo. Vedi? È perché lui guarda questo che c'ha la cosa tipo limitazione dell'iPhone. Era il 10 questo. No, questo era tipo uno sblocco. A parte che questo schermo veramente è brutto, sì. Se tu lo guardi da questa distanza non vedi niente. No, non è il massimo. Questo posso dirlo anch'io. Ma poi questo ha una versione di Android molto vecchia. È la Android 4 tipo. Io voglio di questo perché il clone del Mate 30 mi interessa. Tutti welcome, hai visto? Ma no. Beh, dopo aver trovato un iPhone vero non possiamo dire nulla oggi. Ah beh, questo però è molto diverso. questo però si è aggiornato, Ce l'hanno su con sto welcome. No, vabbè. Probabilmente questo è più potente di tutti questi messi insieme, sì. Che bello questo iPhone. Che cos'è questo? Non è Android, sicuramente Android non hanno neanche perso troppo tempo a farlo assomigliare all'iPhone. Non è come il mio comunque, si era capito. Questo era abbastanza palese come cosa. Ok. Questo intanto si è acceso. C'è un tempo di fa un sacco di lag. Fa un sacco di lag, hai visto? Visto? Che acculturata che sei. L'ho usato a caso e invece. Guarda, la fotocamera non è bruttissima, eh. Beh, oddio. Ok, adesso stai andando già nello specifico. Questo è costato tipo 15 o 30 euro, Questo? Sì. Ah, vabbè, allora è bellissima. No, vabbè, però il dettaglio ci sta visto? Come fotografia. E qual era l'altro che ci sembrava simile questo, al Tag? Questo qua è il clone del Note, tutto voglio tuo. Assolutamente sperimentarlo. Questi qua invece proprio non mi ispirano per niente. Vabbè, ma erano carini di colori. Mettiamo questo, accendo il rosso io. Questa scritta welcome comunque sì, è una piaga, è una piaga. Secondo me qualche boss in Cina ha cambiato... Se tu sei a scuola e questo ti si accende per sbaglio, sei finito. Ma questo è un clone fatto molto bene. Sì. Perché ha proprio la skin di Samsung. Ovviamente non sembra un Note, cioè si vede che non è un Note. Però, essendo Android anche sull'originale, ha una skin di TouchWiz, che ora non si chiama più TouchWiz, ma io sono un po' fuori dal giro. Ti direi che è fatto bene, ma prima voglio vedere la fotocamera. Vai. Che si è aperta e chiusa. Ok, non è più fatto bene. Ok, perfetto. No, cioè, ripeto, dipende da quanto è costato, però... Tipo cioè, visto da qua, no, neanche visto da qua sembra un Note perché si vede che ha la cosa fake sopra, la tacca falsa, quindi peccato. Però, boh, se io dovessi fare una classifica... Vai. Allora direi, ovviamente, dov'è l'iPhone 6? Qua. Ah, è qua. Ovviamente, dov'è al primo posto lui, ovviamente. Ok. Dopo, come qualità, io ti metterei lui. Un altro molto bello è questo, il Mate 30. Okay. Poi metterei questo. Poi questo per il dovere di cronaca. Quindi sembra che sta giocando a carte però. Vero? Cioè io non ho più in mano niente. Tutti gli altri sono male. Ok, male. Il male va bene. Questi 5 però hai fatto abbastanza un colpaccio direi. Attenzione. Ed è detto da me, cioè, buon Natale attenzione, amici. Attenzione veramente, non ci si può credere, yeah. Qui c'è qualcosa che sta continuando a fare. C'è una lacrimuccia, probabilmente sta esplodendo. Ok. No, stava continuando a fare tutto. Minava. Abbiamo posto fine alle sue sofferenze. Okay. Quindi direi che ci siamo. Anche perché, cioè, ti ringraziamo il per averci il cuore ha retto anche questa sì, volta. Perché comunque ho voluto fare questo video qua in modo che ci fossero tutte le solite cose. All'inizio non sapevo neanche dove guardare, schermi, inquadrature, non capivo più niente. E quindi grazie di averci ospitati. È stato un gran piacere. Mi chiedo come il tavolo non faccia cedere dopo il peso di tutte queste cose, ma è però stato un gran divertentissimo. Da rifare forse. Dai, no, rifacciamolo. Fateci sapere quanti soldi dovrà spendere su Wish. Che cosa volete vedere, tipo quali altri prodotti vorreste che spacchettassimo insieme dopo Natale a questo punto. Io potrei avere una bella idea per un video. Dai. Poi te ne parlerò. Davvero? Dopo Natale si potrebbe fare. Ok, allora non vedo l'ora, però fateci sapere anche se volete vedere altri video insieme. Ovviamente vi lascio nell'info box il link al suo canale che ci ha ospitati. Grazie, grazie, grazie. Piccola parentesi, ormai sono a casa. Sì, penso che tutti l'abbiate capito, però siccome nel momento in cui chiudevamo quel video, adesso lo sto editando, ma io non sapevo ancora nulla, sappiate che vi lascio qui in fondo al video e anche nell'info box il video che Andrea ha registrato sul suo canale a mia insaputa proprio
mentre cioè poco dopo, quando avevamo finito di registrare questo che avete appena visto, quindi andate assolutamente a vederlo perché ci sarà una parte di me mai vista perché ha fatto, vabbè, non voglio anticiparvi niente, ma è veramente un video epico. E noi vi mandiamo un grosso bacio, ricordatevi di mettere like al video, non Mi l'avevo neanche raccomando, lasciate un detto. bel like per questa collaborazione. E ci vediamo domani con il nuovo video. Io no, perché sono pigro. Ok, Ciao. ciao.